Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo qui in compagnia di HTC 10, ringrazio Brenovia.it che mi ha permesso di fare l'unboxing. Questo video, che è il video dedicato a gestione RAM e poi successivamente, sempre all'interno dello stesso video, test benchmark e poi la recensione che arriverà nei prossimi giorni perché abbiamo finito oggi il test live sulla batteria. Vi ricordo, prima di iniziare a fare il video, di iscrivervi ai nostri canali Telegram perché stiamo sfruttando tantissimo i canali Telegram. Ne abbiamo tre. Uno che è riferito a tutte le news, quindi dalla recensione all'offerta particolarmente allettante. Non pubblicheremo tutte le news del sito, per quelle vi rimando all'applicazione per chi ha iOS, oppure a visionare il sito, ad attendere l'applicazione per Android che sta arrivando, è in fase di sviluppo, quindi arriverà anche quella, molti ce l'avevate chiesta. E poi dicevo dei gruppi Telegram, quindi news, il gruppo poi c'è il gruppo mercatino, quindi dove vendere o comprare ovviamente ciò che gli utenti all'interno mettono in vendita, e poi il gruppo aperto, che è un gruppo dove parliamo tra di noi, siamo già quasi 200. Se uno ha bisogno di qualche risposta a delle domande o comunque vuole far parte di un gruppo di amici dove si chiacchiera, si discute, si scrive del più e del meno, sempre riferite alla tecnologia, beh, vi rimando ai nostri gruppi di Telegram, i link li trovate in descrizione. Ma bando alle ciance, passiamo quindi a fare un test gestione RAM e vedere come gestisce la RAM questo HTC 10. Ringrazio ancora Brenovia. Abbiamo qua sei applicazioni, sono le sei applicazioni che utilizziamo per il test gestione RAM e aprendone una alla volta andremo adesso a vedere come effettivamente si comporta. Apriamo quindi Chrome e andiamo subito su spaziohightech.it. Ok. Caricato spaziohightech.it, andiamo sul gestore delle pagine, aspettiamo che carichi la pagina, ok, apriamo adesso Phoenix, che è Twitter, un client di Twitter che io consiglio, consumo abbastanza, però devo dire che qualitativamente il prodotto è veramente valido. Apriamo YouTube, aspettiamo che si carichi tutto, apriamo poi di nuovo Chrome, vediamo, ok, non ricarica nulla, quindi sembra che questo venga gestito tutto molto bene. E adesso andiamo ad aprire Real Racing 3, che è l'applicazione, quella pesante, quella che tendenzialmente, se non, la RAM non viene gestita al meglio, genera qualche tipo di problema e quindi una delle applicazioni precedentemente aperta viene frizzata e quindi nella riapertura si ricarica. Aspettiamo quindi il caricamento di Real Racing 3, possiamo anche iniziare a vedere già da qua quindi la velocità di caricamento del gioco, poi andremo poi a testare nella recensione effettiva come si comporta nel gaming, ma vi anticipo che si comporta assolutamente alla perfezione. Caricamento però devo dire lentino, abbastanza lento, forse uno dei dispositivi più lenti di quelli che ho provato di ultima generazione top di gamma. Vediamo se ce la fa. Ok, ce l'ha fatta. Aspettiamo quindi il caricamento. Ok, usciamo. Vediamo se Chrome è stata chiusa. No, non la ricarica. Vediamo se il gestore delle pagine viene ricaricata. No. Phoenix neanche. YouTube neanche. Allora apriamo anche Clash Royale, gioco veramente molto carino, scaricatelo, giocateci, diventerà abbastanza una droga, però devo dire veramente ben fatto ed è anche molto divertente. Riapriamo Chrome, non ricarica nulla, riapriamo il gestore delle pagine, non ricarica nulla, riapriamo Phoenix, niente. Come potete vedere, vediamo Real Racing 3, riprende da dove l'abbiamo chiuso. Quindi come potete vedere, la RAM viene gestita veramente alla perfezione. Se volete che io apra qualcos'altro, adesso vi accontento. Apriamo anche la fotocamera. Apriamo telefono. Apriamo Geekbench Mark 3 e vediamo. Come potete vedere,
La RAM gestisce tutto veramente molto molto bene, abbiamo tantissime applicazioni aperte. Quindi RAM approvata, si comporta veramente molto bene e comunque in questi 4 giorni di utilizzo devo dire me ne sono reso conto perché non mi ha mai frizzato un'applicazione, anche se stavo utilizzando veramente tante applicazioni in background, tant'è che su questo HTC 10 praticamente non serve che andiamo a chiudere le applicazioni dal multitasking perché non vengono frizzate, quindi la batteria tendenzialmente non ne risente particolarmente. Andiamo quindi adesso, chiudiamo tutte le applicazioni in background, a fare la gestione, a vedere come si comporta nei vari benchmark. Quindi partiamo con i video quelli velocizzati per farvi vedere come si comporta con i classici benchmark che facciamo su tutti i dispositivi.